Peter Pan è ancora più terribile. Basta leggere il primo capitolo. Si dicevano di lui delle cose terribili. Si diceva che quando i bambini morivano, Peter li accompagnava nel primo tratto di strada perché non ne fossero terrorizzati. Peter Pan è l'angelo della morte. È il bambino morto in ospedale, sempre nel primo capitolo. I sentieri dell'isola che non c'erano hanno la stessa forma del grafico della febbre. Ma non c'erano Dottor House e Grey's Anatomy. Chi sapeva di quei grafici se non i bambini rinchiusi in ospedale? Nel Medioevo i bambini morivano come mosche, ma a casa in braccio a mamma. Adesso vanno a morire in ospedale, da soli, terrorizzati. Non c'era il telefono. La mamma andava a trovarli la domenica, portando i dolcetti, e il bambino era morto solo il giovedì. Peter Pan gronda sangue. Tutte le volte che ci descrivono le lame con cui gli indiani e i pirati si affrontano, descrivono il sangue sulle lame. I bisturi sono lame, gli aghi da siringhe sono lame. Il Peter Pan è un bambino piccolo, i denti da latte, e l'isola che non c'è è il sogno di un bambino impotente che sogna di dare ordine a tutti. Tutte le volte che dorme, Peter ha incubi terribili e Wendy deve ninnarlo. Peter Pan è stato perso da sua madre. Cosa vuol dire ho perso mio figlio? Mio figlio è morto. E sta nell'isola che non c'è con i bambini perduti. Cosa vuol dire ho perso mio figlio? I tre bambini in visita, loro riusciranno a tornare a casa, infatti hanno la camicia da notte, sono bambini in ospedale. E sia in Peter Pan che in Alice nel Paese delle Meraviglie, se il suono terribile di un orologio, l'orologio che nella ventre del coccodrillo, l'orologio del bianconiglio, è un orologio che segna un tempo che non ha futuro. Oggi solo io faccio l'indiano, tu fai il pirata e lei fa la sirena, tra 10 anni faremo la stessa cosa, perché noi non cresceremo mai, non cresceremo mai, perché siamo morti. L'ultimo libro che è sempre in testa da quando è stato scritto è Il piccolo principe. Il piccolo principe muore. Perché siamo così ossessionati dalla morte del figlio? Perché siamo diventati laici. In un mondo credente, quando un bambino muore, viene messo in una bara e qualcuno legge la preghiera di Sant'Agostino: se tu vedessi la luce dove mi trovo adesso, tu non piangeresti se mi ami. In un mondo credente, il bimbo morto è tra le braccia di Gesù e della Madonna. In un mondo laico, chi mi consolerà? Quindi, nella letteratura fantastica, luogo dove noi teniamo i mostri, è stata messa la morte del figlio. Ma attenzione, è stata messa la morte del figlio perché l'assassinio del bambino è stato sdoganato. L'illuminismo ha voluto dire due picconate al cristianesimo, ma il cristianesimo proteggeva i bambini e proteggeva le donne. Da lì nascono le due terrificanti religioni atee, il comunismo sovietico e il nazismo tedesco. E i bambini morti vengono contati a cataste, non più a unità. Cari amici, siamo sicuri che ad alcuni di voi questo video è piaciuto molto e siamo sicuri che alcuni di voi avrebbero gioia a poterci aiutare a fare altri video come questo. Per farlo ci sono due modi. Uno, con una donazione a questo conto corrente. L'altro, sceglierci con il 5 per 1000, dando al vostro commercialista questo codice fiscale. Grazie.